Sono con Sergio Taormina e Michele Alessandro. Siamo praticamente alla Scala dei Turchi. La Scala dei Turchi, che come sapete è chiusa, e si è creato un consorzio. Cosa state facendo, Michi? Niente, si è creato un movimento di persone che vivono la Scala ormai da una vita, e nel vederla un po', diciamo, ormai completamente all'abbandono, si stanno dando da fare per dare impulso a quanti operano sia commercialmente che agli enti preposti all'amministrazione, dare impulso per fare in modo che la Scala sia fruibile in maniera civile da parte dei turisti. E al momento è chiusa? Al momento è chiusa, ma è un argomento di cui io non ti so parlare tecnicamente che problemi ci sono. Però ti posso parlare che tutto il tratto di strada che va di spiaggia, che va da Punta Maiata alla Scala, è un letamaio. La sporcizia arriva veramente a un grado inaccettabile. È un gesto spontaneo per stimolare un po' anche i residenti ad attuare delle forme di protagonismo civico. Se ognuno pulisse davanti casa propria, sarebbe anche opportuno. Giorno 17 abbiamo organizzato questa giornata di protagonismo civico. 17 giugno alle 9 Punta Maiata, partirà da Punta Maiata e arriverà sino alla Scala per rimuovere ciò che si trova. È chiaro che se poi si ricomincia saremo sempre pudde da capo. Bisogna prevedere una pulizia della spiaggia che non inizi più i primi di giugno, come per anche perché anche perché il 27 maggio la stagione è già iniziata qui. Qui la stagione si poteva vedere che già in metà aprile già c'erano turisti in maniera... E invece lei è un commerciante e lamenta il fatto che sono state cambiate le regole del gioco per quanto riguarda i divieti di sosta delle auto, che stanno portando dei problemi a voi commercianti. Ma infatti i problemi sono di due ordini. Il primo sicuramente sicurezza, legato alla chiusura della Scala dei Turchi, che evidentemente pone dei problemi a livello commerciale a tutti i commercianti del luogo, cosa che tecnicamente però potrebbe essere risolta a breve, perché il giorno 23 c'è stata la conferenza di servizi ed è stata approvata il progetto di messa in sicurezza. Ma la scelta, a mio avviso inopportuna, in un momento sbagliato, è stata quella di mettere dei divieti per circa 3 km della provinciale, che vanno dal locale Madison a tutta la Punta Grande, per cui i turisti arrivano... Non si può parcheggiare ambo i lati. I turisti che prima arrivavano e avevano una parte dedicata al parcheggio libero e una parte chiaramente riservata con i parcheggi a pagamento, avevano la possibilità di scegliere. E comunque il verificarsi di una sequenza di parcheggi in ordine cronologico creava un movimento nella strada che dava un riferimento. Ok, allora facciamo un appello al sindaco. Sindaco, bisogna innanzitutto attivarsi per riaprire la Scala dei Turchi, perché la Scala dei Turchi chiusa porta un danno incredibile a tutte le attività commerciali, B&B, a tutto quello che gira attorno alla Scala dei Turchi. La Scala dei Turchi oggi è considerato il secondo polo d'attrazione della provincia di Agrigento dopo i templi, cioè questo è un dato di fatto, e secondo poi fare pulire la spiaggia. Completiamo così e rimaniamo che se invece il sindaco non darà seguito a questa nostra richiesta, a questa vostra richiesta, noi torneremo e richiederemo al sindaco quello che deve fare. Sicuramente faremo valere le nostre ragioni. Perfetto. In maniera organizzata anche con gli altri commercianti.